Salve a tutti, buonasera. Vedo qui dei volti noti che saluto con piacere, gli amici ex, diciamo, studenti di Sofia che ora sono qui, che lavorano in giro per il mondo. E ringrazio molto la comunità della casa, che, la casa si chiama? La casa, che mi ha invitato, che un invito che ha accolto con davvero con piacere e con gioia, perché a parte l'invito che mi ha fatto io premio, molto, diciamo, venire a Lecce è splendido, ma diciamo, uno come me giro abbastanza per il mondo, partirmi oggi di Fiumicino a Lecce occorre venirci apposta, non è che uno ci passa, diciamo, a Lecce, non è che non si vada non so, in Grecia, poi si passa, si ferma a Brindisi, quindi vuol dire che occorrono, no, io conosco bene un po' Lecce, mi piace moltissimo, però diciamo ci vuole un invito che insomma che giustifichi una persona di partire e venire qui, e quindi l'ho fatto, era un bellissimo invito. E quindi cercherò insomma di fare la mia parte, visto che mi inserisco all'interno di un percorso che ha già avuto delle puntate quest'anno e gli anni passati, dentro la comunità che è esperta di sacra scrittura, insomma siete dei professionisti di relazioni, ma anche il denaro, perché come dirò proprio, il denaro non è altro che un pezzo di vita, cioè non è che esiste, qui c'è la vita, c'è il denaro o l'economia, a proposito ha a che fare con la casa, perché oikos vuol dire casa, quindi questa legge della casa è qualcosa che riguarda tutti, basta pensare al tema del lavoro, i consumi, cioè chi è che non ha a che fare con queste cose, quindi l'economia e il denaro sono la vita. Quindi chi è esperto di vita in qualche modo è anche esperto di economia, anche se non è un tecnico, magari che non conosce i modelli economici, però conosce l'economia. Quindi io pensavo in questa prima parte che durerà un 40 minuti, sono un po' raffreddato ma non troppo, quindi dovrei riuscire a parlare, che durerà quello che il tempo che abbiamo previsto, circa un 40 minuti, io vi racconterò alcune idee sul rapporto tra denaro e vita, tutto. Dopodiché facciamo un po' di dibattito, va bene? Sì, voi fate questo, un po' sì, di sì. Dialogo, sì, cioè, sì, bene. E speriamo insomma di riuscire a suscitare un po' di dialogo dicendo cose che vi interessano, che vi stimolano un po' di punti interrogativi. Allora, ma un primo punto che volevo, da cui volevo partire è che noi sappiamo oggi dagli studi, anche studi fatti da statistici, economisti, sociologi, psicologi, che il rapporto tra il denaro e il benessere è complicato. Cioè non è semplice mettere insieme il denaro delle persone e la loro felicità o il benessere soggettivo è cosa complessa. Da 40 anni è diventato un settore di studio serio, io me ne sono occupato per una decina d'anni di economia e felicità, ora un po' meno, anche se poi un po' diciamo gli studi che si fanno sono un po' come dei figli, no? Tu li metti al mondo, poi quelli crescono, ti ricordano, dice, ma tu 10 anni fa hai scritto questa cosa, qualcuno che ti scrive, non è che si possono abbandonare fino a dire che se poi cambia magari temi di ricerca. Quindi mi sono occupato di felicità un po' in passato, però abbastanza per capire una cosa, cioè che il rapporto tra felicità è complesso, che il denaro e il benessere stanno insieme in modo non ovvio. Tra parentesi, cosa nota la gente, no? dalle battute popolari, no? Che i soldi e la felicità, tutti sappiamo che il denaro da solo dice poco sul benessere delle persone, anzi spesso dice male, perché la gente che è avida, sappiamo benissimo che l'immagine dell'infelicità è l'avaro. Cioè tutti, io penso nessuno di noi conosce una persona che stima, che è in gamma, che è buona, che è imitabile e che sia tirchia o che sia attaccata ai soldi. Cioè normalmente una persona che è imitabile, una persona bella, normalmente è una persona generosa. Non è uno che fa nella sua vita come ideale far soldi, perché cioè almeno io non sarei mai amico una persona così. Perché normalmente mi affascino persone generose che pensano, diciamo, ai soldi degli altri più che ai propri. No? Quindi
il buon senso della vita te lo dice già, cioè che basta guardare il mondo, basta leggere un po' di letteratura, un po' di poesia, un po' di storia, e capisci che le persone migliori sono persone che hanno con il denaro un rapporto non predatorio, non possessivo, che non fanno della ricchezza economica e delle ricchezze in generale, non solo economiche, anche quelle spirituali, il fine della vita, ma solo uno dei tanti beni della casa, appunto della casa. Però poi quello che si capisce studiando la ricchezza, il rapporto alla felicità, ad esempio, è questo, che quando si è poveri, quando si è indigenti, poveri nel senso che qui dovremmo parlare molto di povertà, insomma, quando si è indigenti, cioè che quando si ha poco denaro, il denaro è importante. Cioè, quindi è vero che la ricchezza e il denaro sono poco utili per la felicità quando uno ha soddisfatto i bisogni primari, ma quando una persona non lavora ed è in condizione di indigenza, poter lavorare per un reddito è molto importante. Quindi, in una battuta, la ricchezza è importante per chi ne ha poca e serve poco per chi ne ha molta. Quindi cosa vuol dire questa poco più che battuta? Che sarebbe molto importante condividerli i beni, cioè la ricchezza diventa, i beni diventano benessere se sono condivisi. Questa è una legge universale, antica, che vale ancora oggi. Perché se noi immaginiamo il rapporto tra ricchezza e felicità come una U rovesciata, più o meno così, cioè vuol dire che le persone molto povere normalmente non sono molto felici, in media, lasciamo stare il francescano, la persona diciamo, che vive una vita spirituale molto elevata, ma in media una persona che non ha i soldi per mandare i figli a scuola, per curarsi, se ne avesse di più sarebbe un po' meglio, entro un punto critico. Chi ha molto denaro non è felice, quindi c'è un punto diciamo, di svolta a U, quindi se potessimo distribuire ricchezza saremmo tutti meglio, cioè se potessimo teoricamente prendere da chi ha troppo e quindi il denaro diventa qualcosa che mi disturba, che interferisce con i rapporti più importanti della vita, che sono i rapporti con gli altri, con Dio e con la propria interiorità, che sono i tre grandi beni della vita, che a volte il denaro, quando si mette di mezzo, la ricchezza interferisce. Quindi se potessimo far sì che la ricchezza venga condivisa e prodotta assieme, questo punto su cui dirò qualcosa dopo, cioè il problema del denaro non è tanto consumarlo, ma produrlo, cioè avere 1.000 euro dallo Stato, avere 1.000 euro come stipendio è totalmente diverso come esperienza. Cioè il denaro è importante quando nasce dal lavoro, è buono quando nasce dal lavoro e quando non è troppo. Il denaro non è buono quando nasce da rendite o quando nasce da assegni sociali, che anche perché oggi in Italia spesso finisce nelle slot machine e nei rate vinci il denaro che arriva senza lavorare. Sappiamo che è un tema che alcuni sanno, sta molto a cuore, il tema dell'azzardo, una malattia pazzesca dell'Italia, è uno scandalo. E quindi il rapporto fra ricchezza e felicità è un tema importante, che dice alcune cose. Prima l'ho detto, il denaro buono è quello che nasce dal lavoro. Secondo, il denaro eccessivo quasi mai è buono. E questa è un'antica verità. Cioè la gente che è molto ricca difficilmente sono persone particolarmente profonde sul piano antropologico, a meno che questa ricchezza non la moltiplicano per gli altri, ma se io investo la mia vita, le mie energie per far soldi, difficilmente ho molte energie residue. Il mio telefono che suona? No. Per fare cose più impegnative. E poi un altro concetto importante, che la ricchezza eccessiva, io parlo dell'eccessiva quando supera un punto critico, eccessiva distoglie energie e risorse dai rapporti con gli altri, dei beni relazionali, e quindi le persone col tempo dedicano troppe energie a cercare di guadagnare ricchezza e sottraggono energie ai rapporti con gli altri, ai rapporti con la natura, ai rapporti con Dio, ai rapporti con se stesso. Quindi oggi abbiamo questo tipo di fenomeno, si chiama il paradosso della felicità, che si studia seriamente, cioè che la gente che ha più ricchezza finisce per essere meno felice, per queste ragioni di interferenza su altri ambiti della vita. Quindi già questo dovrebbe dirci qualcosa, il denaro è un bene complesso, cioè non è qualcosa, questo lo sappiamo insomma dall'antropologia, e io per capire qualcosa di più sul denaro, la ricchezza, il rapporto al benessere, alla felicità, alla vita buona, volevo partire da una delle cose che in questo periodo sto facendo di più e con più impegno, che è l'umanesimo biblico.
perché credo che noi nella Bibbia troviamo tante cose sul tema della ricchezza, del denaro, della felicità, che almeno qualcosa voglio dirvi su questo, anche se so di parlare degli esperti, ma insomma nel mio piccolo un po' me ne sto occupando anch'io. Allora, qual è l'idea biblica sul denaro? Ce n'è una, no? Ce ne sono tante. Poi sono alcuni libri particolarmente importanti. Se uno dovesse dirmi, Luigi, dici qualche libro fondamentale da leggere in generale sul rapporto fra denaro e vita, direi almeno due libri dovete leggere, che sono l'Esodo e il Libro di Giobbe, che sono fondamentali per questa cosa, per questo. E poi ci sono tante altre cose anche nella Bibbia, e non solo. Però certamente l'Esodo ci dà un'idea molto bella, molto forte, molto chiara del rapporto tra denaro, ricchezza, beni economici e vita buona. E il Libro di Giobbe è straordinario da questo punto di vista, che mi sto occupando in questo periodo come lavoro. Allora, perché nell'Esodo abbiamo delle idee molto importanti sul rapporto tra il denaro e la vita, la relazione col denaro? Ma per vari motivi. Io mi sono quest'anno divertito a scrivere per 5 mesi ogni settimana un commento all'Esodo, sistematico, l'ho commentato tutto, e ho scoperto un mondo straordinario su questo tema. Cioè, io lo commento anche con le mie competenze, che sono quelle economiche e sociali, insomma. Innanzitutto, il primo punto di partenza dell'Esodo è l'Egitto, dove la gente lavora ma è schiava. Cioè, noi abbiamo questo punto, l'inizio del libro dell'Esodo, anche se non è l'inizio, perché prima c'è l'elenco dei figli di Giacobbe, però c'è subito, e il faraone di quel tempo aveva dimenticato l'esperienza di Giuseppe e aveva messo gli ebrei ai lavori forzati. Quindi gli ebrei lavoravano in Egitto, ma lavoravano da schiavi. Quindi un primo messaggio fondamentale che c'è nell'Esodo: non tutto il lavoro è buono, c'è anche il lavoro dello schiavo, ieri ed oggi. Oggi abbiamo della gente che è schiava, tutto il mondo ce ne sono tanti, ma ci sono anche tra noi degli schiavi o dei servi iperpagati, che però di fatto sono comprati dalle aziende, tutto se sono giovani, che ti promettono soldi, macchine, carriera, a una condizione: non è più vita privata, sei proprietà dell'azienda. Quindi non tutti i lavori sono buoni, non tutto il denaro che nasce dal lavoro è buono. Oggi non so che esperienza possa fare una giovane donna che lavora in un'impresa di pornografia, anche se il lavoro è pagata. Non so che lavoro può fare un giovane che lavora come cassiere in una sala giochi. Sono lavori che vanno distrutti, questi, per costruire degli altri. Perché la civiltà umana avanza distruggendo lavori sbagliati per farne nascere i buoni. Abbiamo perso un sacco di posti di lavoro quando è stata abolita la schiavitù. Tutti i porti di Liverpool, Lisbona, anche alcuni italiani che vivevano con questo mercato. A questo punto un sacco di posti di lavoro persi, ottimo. Così oggi io vorrei perdere molti posti di lavoro abolendo in Italia il gioco d'azzardo. Ma molti. Vorrei abolire le mine anti-uomo, vorrei fare in modo che la civiltà superasse la pornografia, eccetera. Evidentemente perdiamo posti di lavoro, c'è un mercato fiorente, legale e illegale, però c'è poca civiltà. Quindi gli ebrei in Egitto lavoravano, ma erano schiavi. Però c'è una cosa bella in quel passaggio sugli ebrei in Egitto, che il faraone li vuole, li mette ai lavori forzati, esaspera le condizioni per fiaccarli, e dice il testo: ma più gli ebrei lavoravano, più uscivano rafforzati. Questo è un fatto interessante, non è vero, non c'è solo un'autocelebrazione della forza degli ebrei, ma c'è di più. C'è il fatto che il lavoro è amico dell'uomo, cioè noi difficilmente ci sfianchiamo lavorando, ci sfianchiamo per il non lavoro, per la disoccupazione. Cioè oggi soffre molto di più chi non lavora di chi lavora troppo, perché il lavoro è anche fratello lavoro, cioè l'essere umano è capace di lavorare, anche molto, anche 12 ore al giorno. Ciò che non è capace è di stare a casa quando vorrebbe lavorare. Cioè ti stanca molto di più la disoccupazione rispetto al lavoro. Cioè oggi diciamo disumanizza di più l'esperienza del non lavoro di quella del lavoro, perché è il non lavoro forzato che uccide molto di più del lavoro forzato. Perché c'è un'amicizia fra l'uomo e il lavoro, perché siamo fatti anche per essere lavoratori. Basta pensare che l'Adam nel giardino lavorava, anche prima del peccato originale. Poi la parola peccato ho scoperto che compare solo con Caino, nel capitolo 4 di Genesi. Non c'è peccato per l'albero del bene e del male, c'è solo quando c'è, perché il vero peccato è sempre l'omicidio. E quindi questo è un primo messaggio, cioè che
il lavoro non ti distrugge, non ti sfianca, non, fino in fondo, perché c'è un'amicizia col lavoro. E c'è poi, in questi primi passaggi del libro dell'Esodo, anche un messaggio che per me è particolarmente importante, che dai lavori forzati bisogna liberarsi come? Festeggiando, facendo festa. Tanto che è interessante che Mosè chiede al faraone non di liberare il popolo per sempre, ma di liberarlo per fare 3 giorni di festa nel deserto, che sembra fosse la Pasqua, c'era prima una festa, diciamo, nomade dei pastori. Quindi qual è l'idea di fondo? Che se lo schiavo può far festa, non è più schiavo. Quindi la prima forma di schiavitù del lavoro è non lasciargli più tempo per far festa, per la domenica, per il sabato, quando il lavoro ti prende talmente tanto che non hai più tempo per il non lavoro. Quindi la prima forma di libertà nel lavoro è poter dire il lavoro finisce e comincia qualcos'altro. Chi lavora sempre è come lo schiavo. Tanto che se questi ebrei fossero stati liberati per 3 giorni sarebbero stati finalmente liberi, perché la festa gratuita, appunto la gratuità della festa, è una grande condizione di libertà. E anche qui, tornando oggi al disoccupato, il disoccupato che non lavora, la domenica è un giorno peggiore degli altri, perché se tu non lavori gli altri giorni non è mai festa, e quando gli altri fanno festa tu stai peggio, perché non hai il ritmo del lavoro che ti mette in luce la festa come eccedenza, come gratuità. E poi, non voglio farla troppo lunga sull'esodo, però vi dico solo 2 battute ancora sulla ricchezza, il denaro nell'esodo. Prima battuta, insomma battuta, dovremmo starci un bel po', è tutta il cosiddetto, le norme, diciamo la legge, il codice del Sinai, che è quella meravigliosa normativa sulla vita in comune, che prendono in parte dal codice di Hammurabi e dalle... che però è splendido se voi guardate che cosa dice sui poveri e sul denaro. Io quando l'ho letto mi ha colpito moltissimo. Innanzitutto c'è un fatto molto, molto importante riguardo il rapporto col povero. C'è una norma, ma più norma, una molto chiara: se il povero ti dà impegno il mantello, tu devi ridarglielo prima del tramonto, perché ha solo quel mantello per coprirsi. Quindi il povero non è povero per sempre, almeno la notte è come te. Cioè non puoi spingere i rapporti economici fino alla disperazione del povero, perché il povero rimane un fratello. Questa è una dimensione fondamentale, no? Che poi si vede anche nella schiavitù. Sei schiavo per 6 anni, per debiti, perché nel mondo ebraico, nel mondo antico, soprattutto in Israele, si diventava schiavi per debiti non pagati. Sei schiavo 6 anni, ma il 7° anno si è liberato. Cioè non sei schiavo per sempre, perché anche uno schiavo è fratello. Quindi questa idea che i rapporti economici non gestiscono le persone per sempre, ma solo 6 giorni su 7, 6 anni su 7, il grande anno del giubileo, siamo tutti liberati, è qualcosa che ricorda il grande tema che c'è tutto l'Esodo: la terra e il mondo è di Yahweh, non è vostro. Il mondo è di Dio, quindi non potete possederlo fino in fondo, quindi non potete, questo è bellissimo, sfruttare la natura, le cose, fino alla fine, perché non sono vostre, siete tutti utilizzatori di cose non vostre. E quindi c'è questa idea che ogni tanto dobbiamo ricominciare, come dire, abbiamo giocato per 6 anni, ma il 7° anno si riparte da zero. Quindi che la ricchezza non è per sempre, e che c'è una vocazione alla comunione che è più radicale. Questo è molto forte ed è molto bello nella legge sul sabato, che non è semplicemente la domenica, che poi è totalmente perso il cristianesimo per differenziarci dagli ebrei, ma il sabato è splendido come esperienza, come messaggio, perché dice nei 6 giorni scambiamo, ci arricchiamo, siamo poveri, sfruttiamo gli animali, il bue e l'asino per la terra, lavorano per noi. Il 7° giorno riposano tutti, anche gli animali, anche la terra, perché c'è una fraternità più grande di quella fra gli esseri umani. Cioè la fraternità biblica non si limita agli esseri umani, va anche verso gli animali, verso la terra, che è una cosa splendida. E poi, evidentemente, un altro grande testo dove voi capite molto, secondo me, sull'idea del rapporto con i beni nell'Esodo è la morte di Mosè. Che voi vi ricorderete, insomma, siete tutti esperti, che Mosè muore prima della terra promessa.
Questo è qualcosa di molto interessante per me. Io ho anche fatto una riflessione personale appunto su queste cose, su tutte le riflessioni personali, perché non è che si può scrivere di questo come se scrivesse, non so, di Marte, cioè. Ma qui è molto forte un messaggio che c'è in tutta questa vicenda di Mosè, e poi c'è in tutti i profeti, tra parentesi, che la felicità non è così importante nella vita. Cosa vuol dire? Che mentre nel mondo greco la felicità è un po' il fine ultimo, no? In Aristotele, ma non solo in Aristotele, cioè c'è questa idea che il fine ultimo, il sommo bene, è la felicità. Quindi c'è un dovere diritto degli esseri umani a cercare la felicità. E non c'è nulla oltre la felicità, perché la pienezza della vita, la felicità umana è quella. Bene, nel mondo biblico questo concetto è molto più sfumato, evidentemente in Giobbe, però anche in tutto l'Antico Testamento, in tutti i profeti, ma anche in Gesù, non è che possiamo chiamarlo molto felice, cioè l'esperienza di Gesù fa fatica a raccontarla con categorie sulla felicità, perché poi nell'umanesimo biblico la felicità non è così importante, allora, voi avete due tipi di vocazione nella Bibbia, cioè avete quella di Abramo e quella di Mosè. Quella di Abramo che cos'è? A che fare? Assomiglia un po' ai beni, al denaro, perché cosa dice? Questo incontro con la voce, splendido, no? Che lo chiama, dice Abramo, 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 vai in una terra promessa dove ti darò figli numerosi come le stelle del cielo, ti darò una terra nuova, quindi ti farò felice. Quindi Abramo parte in qualcosa che assomiglia a chi cerca la felicità, e così anche Isacco e anche Giacobbe. Mosè no, ma neanche Noè. Cioè, diciamo, Mosè pascola il gregge, lavora, va sull'oreb, incontra una voce in un rovente ardente, gli dice: Mosè, Mosè, vai in Egitto e libera il mio popolo. Dice Mosè: non ci vado, cioè, sono intenzione, cioè non è il mio, no, ma dai, vai, insisti, va, e va, libera il popolo in una vita molto complicata. E gli dice: Mosè, vai, ti farò felice. No, no, ti do un compito. Cioè, l'idea molto chiara da questo punto di vista, che è molto più importante la verità su di te, il seguire una vocazione, rispondere e seguire una voce, che non la felicità. E anzi, sono convinto, che faccio una piccola nota personale, che quando la vita funziona, quando una vocazione funziona, nasce come Abramo e finisce come Mosè. Cioè tu da giovane parti cercando la felicità, poi ti accorgi che devi liberare un popolo, che la felicità non è così importante. E anzi, e se ti fermi solo la prima parte, rimane sempre una vocazione immatura, mai adulta. È quello che cerca tutta la vita, di essere contento, felice, che diventa una forma di consumismo spirituale di chi usa la fede per stare contento lui. Dico, ma forse non è proprio il massimo. Cioè, l'idea di fondo che tu vedi nella maturazione di una vocazione, che da ragazzo a 25 anni, a 20 anni, sei affascinato dalla felicità tua, ed è così, altrimenti nessuno si sposerebbe nella vita. Cioè, dici che bello, posso essere felice. Poi a 40 ti accorgi che la felicità è veramente importante, quella degli altri. E quindi che questa vocazione di Abramo fiorisce in Mosè, dove tu senti che la vita è un compito da svolgere, e se sei felice o meno felice conta abbastanza poco nell'insieme della tua esistenza. Conta di più quante persone hai liberato alla fine della vita. E quindi questo fatto che Mosè muore fuori dalla terra promessa ha molto a che fare con la gratuità. Nel senso che la terra promessa non è per me, e se è per me non è promessa. Cioè, se io consumo e godo fino in fondo la promessa, vuol dire che o era un idolo, oppure mi sono dimenticato della gratuità e mi godo. Cioè, il fatto che la terra promessa è sempre per gli altri, che lui si ferma prima e gli altri entrano, è un bellissimo messaggio, forse tra i più bei messaggi che ci sono su queste tematiche. Quindi, e poi Giobbe, un altro grandissimo personaggio, non c'è tempo per parlarne, che già parlo quasi da mezz'ora in realtà, anche se non sembra. Cioè Giobbe, a me non sembra, a me, a voi sì, probabilmente. Giobbe, da questo punto di vista, è un'esperienza straordinaria, cioè che proprio è l'immagine, è proprio una svolta nella storia dell'umanità di che cosa vuol dire la felicità in rapporto alle ricchezze. Che Giobbe era un uomo giusto e quindi ricco. Un sacco di bene Giobbe, cioè, perché è un mito, no? Nel senso alto del termine, non è che Giobbe, meno che... però questa favola, come dice Ravasi, di quest'uomo ricco, giusto, retto, e quindi aveva sette figli, tre figlie, 7.000 cammelli, 14.000 pecore, non lo so, 3.000 pecore, eccetera. Che cosa, a questo punto, insomma, tutto finisce per una scommessa, eccetera, tra Satana e Dio, comunque questi beni vengono totalmente spazzati via. E dice Satan, che non è Satana negativo, è uno dei figli di
Dio che fa l'oppositore, che fa un po' l'avvocato del diavolo, e dice: beh, vedi Giobbe come è giusto, lui è giusto perché tu lo hai benedetto con i beni. Cioè, se tu gli togli i beni, smettono di essere giusto, perché nessuna persona può essere giusto per nulla. Quindi il tema qual è? La gratuità. Cioè, si può essere giusti senza reciprocità? Cioè, si può continuare a essere giusti quando non hai più i beni che sono associati all'essere giusti? Cioè, nella vita si può continuare ad essere giusto senza la risposta degli altri o di Dio? Un tema immenso, e Giobbe dimostra che è possibile. E quindi che la felicità non ha molto a che fare con i beni, ma ha a che fare con questa fedeltà strana a te stessa, sul letame, dove tu ti ritrovi senza niente, senza, anzi la moglie che gli dice, maledice Dio e crepa, che cosa stai a fare qui, sei rotto come uno straccio umano, questa frase è famosa, è proprio in ebraico, crepa, cioè maledici Dio e lasciati morire, che stai qui a insistere? Quindi una moglie pessima da questo punto di vista, gli amici che lo tormentano più della lebbra, e lui rimane lì seduto e va avanti fino in fondo, insomma, nella sua esperienza, no? Quindi capite che l'umanesimo biblico nel rapporto ai beni e alla ricchezza è un po' complicato, cioè, non ci promette nulla, cioè, ecco perché è una svolta tipo di Giobbe, no? La ricchezza umana non dice nulla sull'essere giusti delle persone, tu hai delle persone giuste che cadono in sventura senza nessuna colpa. Questo è tipico del mercato, ad esempio, no? Noi diciamo, questo linguaggio molto superficiale, cioè, di chi non conosce nulla in realtà del mercato, che dice: ma oggi dobbiamo costruire il nuovo sul merito, la meritocrazia, e si dimentica che il mercato non è meritocratico, perché il mercato non ricompensa il merito sempre, perché il mercato funziona su scelte fatte oggi e conseguenze, quindi con scelte ex ante e conseguenze ex post. Cosa vuol dire? La battuta. Che se uno scrittore avesse pubblicato, un editore avesse investito milioni di dollari per lanciare il 10 settembre 2001 un libro sul volto bello dell'Islam, non poteva prevedere il 10 settembre c'è stato il dottor Gemelle. Cioè, quindi il successo, il profitto di un'impresa dipende da eventi spesso aleatori che non controlli quando decidi di fare degli investimenti. Quindi tu hai della gente giusta, buona e brava che fallisce. E puoi trovare un imprenditore che non ha fatto nulla che si trova in mezzo a una strada. Io ne ho conosciuti alcuni e ne conosco alcuni che non è che sono pessimi imprenditori, persone oneste, gente in gamba che si trova appunto sventurata. Quindi la ricchezza non dice nulla né sul fatto che uno sia buono o sia cattivo. Oggi hai dei ricchi con un sacco di demeriti e poveri che magari sono diventati impoveriti senza avere nessuna colpa. Quindi non puoi guardare la ricchezza delle persone, anche se poi il capitalismo su questa idea si è costruito molto. Basta pensare a tutta la riflessione di Max Weber sulla dieta protestante, cioè che il diventare ricchi diventava un segnale che Dio mi aveva predestinato alla salvezza, quindi la gente si arricchiva in una specie di gioco di formazione incompleta con Dio, come dire: se lui mi manda i beni forse sono tra gli eletti. Quindi c'è molto il capitalismo di quest'etica, diciamo, della, che si chiama di questa etica economica, cioè di questa etica retributiva, che però la Bibbia mette profondamente in crisi e la fa saltare. Allora, voi capite che un grandissimo tema che è legato a questi discorsi che sto facendo ora è il tema della gratuità. Ma che cos'è la gratuità? Secondo me, che sai, cioè, se vedi secondo me, perché altrimenti, soprattutto se vai in Inghilterra e dici che parli in modo molto dogmatico, ti dicono sempre according to me, cioè. Quindi, in my opinion, ancora meglio. Quindi, secondo me, oggi facciamo molta confusione quando si parla di gratuità, in genere. Non dico qui nella casa, ma in genere nel mondo, per tante ragioni, un po' teoriche e un po' anche di ignoranza. Cioè, innanzitutto, abbiamo fatto alcune equivalenze, per me pericolose, sbagliate. Per esempio, tra gratuità e gratis. Allora, qualche volta la gratuità è anche coincide con gratis, c'è la gente che lavora in modo gratuito e senza avere nessun euro, ma altre volte no. Tra un po' sono anche il mio, che probabilmente è rimasto acceso, mi sono dimenticato, così. No, è anche bella questa interazione fra vita e teorie, a me piace. Una volta diciamo, durante la messa, un prete durante la consacrazione, a un punto pronto, cioè, tipo nel mezzo della messa, suonava il telefono e purtroppo rispose.
sto scherzando, testimoni. Erano appena usciti i telefonini, quindi erano un po' abituati a questi suoni. Comunque, no, scusa la battuta. No, dicevo, la gratuità, dal mio punto di vista, oggi va risemantizzata, cioè va, è una parola difficile, insomma, va ridato contenuto, significato, questa parola che abbiamo logorata. Io vorrei fare una piccola, piccolissima storia in questi 10 minuti sulla gratuità. Innanzitutto la gratuità è una parola difficile, strana, che fai fatica a spiegare, a volte la gente non sa mai pronunciarla, tanto più che in inglese non c'è il concetto. Tu dici, tu vai in America e parli di gratuiti e la gente pensa alla mancia, si chiama gratuiti, e poi lì è obbligatorio, perché se tu vai al ristorante e ti dicono, bene, quanto metti di mancia? Perché se non metti la mancia i camerieri non prendono niente, no? Si chiama gratuiti, la tip, cioè la mancia. Perché non c'è si è perso il concetto. Tu vuoi tradurre gratuità in inglese, devi dire delle cose complicatissime, gratuito, cioè nessuno capisce cosa significa. Perché abbiamo perso, praticamente nei secoli, si è logorata la parola. La gratuità c'è una storia lunga, innanzitutto c'ha a che fare con la charis, che è una parola greca bellissima, che vuol dire grazia, ciò che viene donato senza nessun merito, ecco, un altro tema fondamentale, che arriva appunto, che è legata molto alla teologia della grazia, cioè che è dono puro. E poi ha a che fare con la parola appunto greca agape, che di cui io sono un grande appassionato, perché agape è una parola splendida, tra parentesi, che è una parola che i greci, più che i greci, i cristiani di lingua greca, aggiunsero alle due parole più comuni nel mondo greco per dire amore, che erano eros e filia. Eros più la parola di Platone, diciamo, filia più di Aristotele, ma insomma l'eros è l'amore di erotico, si capisce, e filia è l'amicizia, che l'amicizia è più complessa l'amicizia, però una forma d'amore più simile all'amicizia. Bene, arriva Gesù, l'esperienza di Gesù, che si ama il nemico, quindi la filia non basta, che si ama ciò che non è bello, l'eros non funziona. E quindi come facciamo a chiamare questo amore in un altro modo? Si inventano agape, che non è l'opposto di eros e filia, ma un'altra dimensione dell'amore. Dovremmo parlare molto anche che cos'è l'agape, però insomma sicuramente non bastavano l'eros e la filia per esprimere la pienezza del messaggio di Gesù Cristo e dei cristiani. Quindi prendono agape, e quando i latini a Roma dovettero tradurre agape in romano, cioè in latino, dovettero trovare una parola che non fosse né amor né amicizie. Amicizia, che c'era. C'erano entrambe le parole, per filia e per eros. E tirano fuori questa caritas, che però nei primi tempi scrivevano con l'H in mezzo, fra la C e la A, per dire che la caritas dei cristiani era anche la traduzione di caris, non solo di agape, che c'era dentro questa dimensione di gratuità, di amore gratuito, quindi era una cosa molto bella. Quindi questa dimensione di gratuità è una cosa che ha accompagnato tutta la nostra civiltà, è una cosa straordinaria, bellissima. Io racconto spesso una mia esperienza personale, che cos'è gratuità per me, no? Cioè anche del mio lavoro come professore. I miei lavori, uno è professore, insomma, come tanti di noi facciamo tante cose. Ma io questa mattina ho avuto lezione, io insegno storia del pensiero economico questo semestre a della gente che non ne importa assolutamente niente. Perché un ragazzo di 21 anni conosce il pensiero di Vico, di Genovese, cioè questi qui arrivano a 2:30, un po' affamati, in classe, dopo che hanno fatto queste cose pericolosissime di indici di bilancio, la contabilità, cioè che la forma è davvero di deformazione di un giovane, no? Che per 3 anni sta lì a pensare a costi, benefici, pensa che il mondo sia veramente così. Io tanto dico, se tu oggi vuoi vedere un luogo dove il riduzionismo antropologico è quasi perfetto, manda un ragazzo a studiare economia aziendale in Italia. Tu lì trovi che cosa vuol dire il riduzionismo antropologico, perché la gente è formata per 3 anni pensando che gli esseri umani rispondono agli incentivi, che sono controllati, le risorse umane, e poi sono convinti e vanno anche a insegnare in giro per il mondo. Io insegno lì, sono anche presidente del corso di laurea, quindi parlo di me stesso. Però stiamo facendo nascere un corso nuovo a Palermo, parentesi, che intanto abbiamo chiamato economia e commercio, ma nomi, economia aziendale, bancaria, torniamo ai vecchi nomi, come c'è matematica, fisica, uno deve studiare economia, anzi, quello di Roma, vogliamo cambiare il nome, si chiamerà economia, punto.
Cosa, cosa studi? Studi economia, perché tu devi metterci mezz'ora per spiegare a un figlio cosa, di cosa ti sei laureato, questi titoli complicatissimi, comunque economia. Io sono, abbiamo fatto nascere questo corso nuovo dove metteremo di nuovo diritto pubblico, storia economica, cioè che sono stati totalmente eliminati perché non servono. Quindi un povero economista che non conosce la Costituzione. Tu dimmi come si può fare bene il commercialista o l'economista senza conoscere il diritto pubblico, no? E rimetteremo la storia del pensiero, vediamo chi si scriverà, fine nessuno. Comunque, io entro, che sempre tutto il difetto della scuola italiana è che è tutto sul lato dell'offerta, cioè i professori disegnano i corsi, non è che dicono, ma già gli interessano queste cose, cioè il lato della domanda è quasi assente, no? Comunque, chiusa parentesi. Io oggi facevo lezione, entro in aula, sono sempre di meno innanzitutto, erano 40 di lezione, 30, 25, oggi erano 10. No, perché io dico, non venite, che tanto chi non viene prende più, cioè prende voti migliori, perché è un programma più semplice, ma chi viene lavora, come non vogliono lavorare non viene nessuno. Allora, 10, entro, se io quando sono entrato in classe non mi fossi fermato un attimino, fuori dalla porta, lo faccio sempre, dico, beh, Luigino, io venivo dalle tesi, mezzo malato. Bene, dai a questi ragazzi il meglio che puoi, cioè meglio la tua voglia di vivere, la passione, la creatività, l'entusiasmo. E mentre c'era tutto, insomma, no? E quindi entri lì. Se io non faccio questo e vado in classe e accendo il PowerPoint, entra solo il professor Bruni, non entra Luigino. Ma senza Luigino non lavoro. Quindi che cos'è gratuità? È Luigino. Cioè è questa dimensione non contrattabile, non che nessuno ti può comprare, ma che se manca il lavoro non c'è. Quindi è praticamente tutto, che è l'entusiasmo, la creatività, la passione, che non è parte del contratto, ma se la mia università non ha Luigino ma solo il professor Bruni, fallisce, perché nessuna impresa vive senza queste dimensioni di eccedenza, di gratuità, di cui l'impresa ha un bisogno immenso ma che non possono comprare. Quindi tutta la fatica dell'impresa è farti donare ciò che non ti può comprare, ma che se manca non funziona. Quindi per me questa è gratuità, è questa eccedenza delle persone rispetto al dovuto, è questa dimensione di libertà che ti porta a fare le cose per motivazioni intrinseche e non per gli incentivi, che non ha molto a che fare con il fatto che sia pagato dalla LUMSA. Quindi è come vivo le 8 ore di lavoro, non la mezz'ora in più non pagata che mi fermo in aula. Quindi è una modalità di vivere la vita, non è un contenuto. Perché questa è gratuità. Invece poi diventa quello lavora gratuità, cioè non è pagato. Sì, a volte coincide, ma non sempre. Anzi, personalmente ho un criterio di riferimento, come ho anche scritto. Se tu lavori dentro un rapporto asimmetrico, dove c'è di là una persona fragile, povera, e che oggettivamente è una situazione magari più bassa rispetto a te che la fai lavorare, l'avere un contratto e pagarla è una forma altissima di rispetto, perché spesso dietro la gratuità si nasconde una forma di sfruttamento. Invece se tu hai a che fare con persone, ad esempio io dico, ho fatto una volta un articolo che ha fatto un po' di confusione, di pagare le suore che lavorano in Vaticano. Cioè dico, perché il Vaticano non paga le suore mentre paga i frati? No, che loro hanno, per vocazione devono servire la Chiesa. Dico, tu le paghi, perché tu riconosci che sono delle persone, che sono lavoratori. Poi loro fanno quello che vogliono con i soldi, mettono in comunità. Però il lavoro, appunto perché c'è un rapporto di asimmetria, il riconoscerti pagando di quello che fai è un segnale di stima e di gratuità. Quindi questa dimensione di come mettere assieme gratuità e denaro è complicato, infatti voi avete letto qualche mio libro, l'avete visto, però noi dobbiamo ammettere che è possibile l'amicizia tra gratuità e remunerazione, purché il denaro sia utilizzato come premio e non come incentivo. Il vero conflitto è tra la filosofia dell'incentivo e la gratuità, non tra il denaro e la gratuità. Perché l'incentivo è una cosa più complicata, c'è dietro un'ideologia, c'è dietro una visione ben precisa, che è quello, cioè qual è la differenza tra l'incentivo e il premio? Non è un premio, no, vive solo per gli incentivi. Qual è la differenza tra l'incentivo e il premio secondo la teoria classica? Che l'incentivo è il perché dell'azione, cioè io non faccio lo straordinario se non mi pagano, va bene? Mentre il premio è un riconoscere un'azione già fatta per motivazioni intrinseche. Cosa vuol dire? Il premio Nobel non è il perché uno studioso 50 anni prima ha fatto un buon articolo, perché sarebbe uno stupido. Dice, io faccio questa obbligazione perché voglio vincere il Nobel.
non vincerai mai, no, perché gli obiettivi alti richiedono gratuità, richiedono appunto passione e vocazione. Quindi il premio ti riconosce ciò che hai fatto per virtù. Quindi il premio non crea le virtù, ma le riconosce, l'incentivo crea il comportamento incentivato. Allora, qual è il problema fondamentale del nostro tempo? Che stiamo spostando tutto verso gli incentivi. Ci siamo dimenticati che la gente lavora bene a volte per virtù e non perché è pagato, perché è controllato. Ci abbiamo portato fuori la motivazione al lavoro ben fatto, dal lavoro stesso. Perché la gente lavora bene? Perché è pagata o è controllata. Non perché le persone hanno un desiderio di fare le cose bene. Questa idea che è fondamentale nella vita. Cioè che il lavoratore, prima di essere pigro, se può lavora bene, perché se lavori male, stai male. Questa idea, qui vedo dei miei amici che hanno sentito 15 volte questo esempio di Primo Levi, quindi chiedo scusa per ripeterlo, anche Franco lì. Cioè che cosa significa l'esempio di Primo Levi? Chi di voi si ricorda la sua biografia che ha scritto alla fine della sua esistenza, che quando racconta dell'esperienza ad Auschwitz del muro dritto. Dice: ad Auschwitz ricordo un fatto curioso. Un muratore italiano mi portava il cibo di nascosto. Quel muratore odiava la lingua, odiava i tedeschi, in quel caso, odiava gli aguzzini, odiava la guerra, ma quando lo mettevano a tirare su i muri, li faceva dritti e solidi, non per obbedienza, ma per dignità. Cioè questa è gratuità, che tu fai un muro dritto anche ad Auschwitz, perché il muro ha una vocazione, essere dritto. E se lo fai storto, diventi storto tu. Quindi il lavoro ben fatto significa che se io faccio muri storti per 40 anni, mi storco un po' alla volta. Allora, l'essere umano, mi ricordo una volta in un convegno si alzò un signore, un liutaio, mi disse: ma io so perché quel muratore faceva bene il muro dritto, faceva il muro dritto ad Auschwitz. Dico: mi dica, perché? Che quel muro era lui. Dico: bravo, e cioè? Quel muratore voleva dire ai suoi aguzzini: voi avete ridotto Mario uno straccio, guardatelo, però il vero Mario è quel muro, è bello e solido. Cioè questo è il lavoro. Cioè io, diciamo, non so che cosa fosse Mozart moralmente, quanto fosse bravo, ma Mozart quando componeva era Mozart. Cioè gli esseri umani, se possono, quando lavorano, in quello che fanno, ci mettono la parte più bella di loro. Questo è il lavoro. Quindi quando sono messi in condizione di non farlo, o perché il lavoro è disumano, o perché ti controllano come degli animali con bastone e carota, o perché ti mettono in condizioni di essere già assunti con l'ipotesi che sei un fannullone, la gente ci diventa poi fannullone, ci diventa, però la vita si intristisce al lavoro e a casa. Quindi per me la gratuità è fare i muri dritti anche laddove non c'è motivazione. Anzi, io ho una specie di piccolo teorema personale, che più il lavoro è sbagliato, più devi farlo bene per non morire. E se tu lavori in un posto sbagliato e lavori pure male, è finita. Cioè, se tu lavori in un luogo non vocazionale, sei una filosofa e devi lavorare in un supermercato. Va bene? Non ti auguro questo, ma per ipotesi, è mica filosofa. Però, diciamo, sei una persona che ha una vocazione la filosofia, però siccome non sempre il mercato ti fa campare, che non tutti gli artisti possono fare gli artisti, ahimè, perché, e quindi dici: benissimo, pur di non dipendere dagli altri, ho due bambini, vado a lavorare in una casa, come la mia amica che incontrai ad Ascoli Piceno, nella mia città, due anni fa, la vidi, lei era avvocato e stava in una casa, è diventata tutta rossa, mi vidi, non sapeva che faceva il professore, scusami, no, sto qua, dico: come scusami? Come dire, se tu hai dei bambini da mantenere, è bellissimo che lavori, però qual è il mio consiglio? Se non vuoi morire, lavora bene, perché se lavori male in un posto sbagliato, diciamo, perdi qualsiasi aggancio con la verità, ti perdi, perché il lavorare bene ti fa star vivo, ti dà quell'aggancio alla realtà delle cose che ti tiene vivo e che ti fa vivere bene. Ci sarebbe stato tanto da dire sul tema, ma non c'è tempo, cioè non, è finito. Dico solo, no, sono mutuo vantaggio. Io ho la mia idea anche nel lavoro con persone con delle forme di disagio, no? Appunto, diversamente abili, eccetera. Dico solo una battuta su questo, perché volevo parlarne di più, ma non mi sono troppo dilungato su Job e sull'esodo. Ti do scusa per questo. Allora, qual è la mia visione da economista del lavoro con persone che hanno delle forme di, diciamo, di svantaggio? Poi siamo tutti un po' svantaggiati su qualcosa, insomma, io sono molto svantaggiato in alcune cose, però insomma, diciamo, per capirci, è il dire: io
Devo trovare per queste persone dei lavori veri, non dei lavori finti. Cioè, questa è una sfida immensa, perché si chiama dignità umana. Qui c'è un'esperienza anche di un mio amico che a Cagliari, lui era stato ancora 5 minuti, posso? Sì, 3 minuti anzi. A Cagliari lui era stato da ragazzo in carcere e dice: da grande vorrò fare qualcosa per i carcerati minorili, per i ragazzi nei carceri minorili. Diventa grande, diventa cooperatore, appartiene all'economia di comunione, questo progetto che è la mia grande passione. Lui va nel carcere di Cagliari, arriva e dice: e ho visto il lavoro delle Barbie, gente a far cose inutili, potete tenerli buoni tutto il giorno, a verniciare i muri senza senso. E lui dice: no, io mi devo inventare lavori veri, perché finché questi ragazzi non saranno utili a Cagliari non guariscono mai. Qual è il problema? Che noi abbiamo un sacco di lavori delle Barbie nell'economia sociale italiana, cioè di gente che fa dei lavori che sanno molto bene loro stessi. Vedete, una delle forme più alte di felicità, sapete qual è? È fare un lavoro che tu sai che è inutile e lo sanno anche gli altri, che ti mettono lì per tenerti buono, ma che magari non possono licenziarti, perché tu non sei fuori dal mutuo vantaggio, dalla reciprocità, sai che sei parcheggiato, non serve a niente. Quindi se noi non siamo capaci di inventarci persone che hanno delle forme di svantaggio, lavori veri, cioè che c'è un mutuo vantaggio, io come dire, non c'è solo Eupremio che aiuta un ragazzo che ha una sindrome magari di Down, che dice grazie, bravo, bello, grazie, bravo, bello, a quarto grazie e basta, che se non c'è un mutuo vantaggio, c'è un rapporto di potere, punto. Tu devi mettere l'altro in condizione che l'altro sia utile a te, questo è amore. Cioè che tu trovi un lavoro dove l'altro lavorando sente che ti sta facendo arricchire, e non che è lì essere un beneficiario di una persona molto buona che lo sta aiutando, perché il suo tipo di rapporto è un rapporto immaturo e squilibrato. Quindi, come dire, è un paradosso, ma per voi, voi mi capite, un imprenditore sociale non deve darsi pace finché la persona aiutata non è utile a lui. Che sembra egoismo, ma è una forma molto più alta di vita umana, perché la legge della vita è la reciprocità, anche con persone che hanno delle forme di handicap. Io aspetto ancora il giorno in cui la Chiesa farà santo una persona con un handicap di tipo mentale, perché ci sarà anche lì un'eccellenza, ci sarà anche lì una via, invece no, perché solo handicap fisici, perché noi dobbiamo trovare, qui si vede cosa vuol dire essere diversamente abile, cioè dei lavori dove quel tipo di persona può essere eccellente e farmi crescere grazie a lui e non solo ricevere. Quindi il mutuo vantaggio come grande regola della vita, che è la mia visione dell'economia di comunione, cioè non darsi pace finché un giovane, un lavoratore non è veramente utile all'azienda, non semplicemente oggetto dell'altruismo degli imprenditori. Chiudo con Giacobbe, visto che mi è piaciuto, che è legato a questo tema che dicevo ora. Io dopo che ho scritto il libro, è un libro antico del 2007, che nasce da un'esperienza, una roba lì, della ferita dell'altro, non è che è nata così da un libro, è nata da una mia esperienza personale, troppo lunga da raccontare. Comunque, vado a parlarne nel 2008, mi ricordo, in America, alla fine si alza un rabbino, mi dice: beh, interessante la sua lettura di Giacobbe e l'angelo, cioè, perché praticamente, come hanno detto loro, dal combattimento fra Giacobbe e l'altro, che poi insomma l'altro che poi diventa l'angelo, che poi diventa Dio stesso, ho tirato fuori una metafora, cioè che non solo la fede è combattimento, abbiamo sempre saputo da Giobbe, ma anche il rapporto con l'altro è insieme una ferita e una benedizione, perché se l'altro, se io non consento all'altro di ferirmi, non c'è felicità nel rapporto, il rapporto è molto superficiale. Quindi ogni incontro vero con l'altro arriva al momento della ferita, che può essere l'inizio di un rapporto più profondo tra le persone, se non hanno paura di ferirsi, e quindi mettono in mezzo i mediatori per non farli mai toccare. Quindi dico questo e mi fa lui: bello, mi piace questa lettura, però lei non sa una cosa. Dico: no, mi dica, dico, un rabbino, dico, cosa ho detto? Dico che sono 2000 anni che noi stiamo discutendo, non lui ma la tradizione, fra due scuole rabbiniche, se Giacobbe, che fu ferito dal prosciatico, no, dall'alto, perché Giacobbe vince il combattimento interessante e lascia andare via l'altro solo dopo la benedizione, no? Però diciamo rimane ferito dal prosciatico. Stiamo discutendo se Giacobbe guarì da quella ferita o zoppicò tutta la vita, cioè diciamo Giacobbe guarì o no da quel combattimento.
Poi interessante che ho scoperto una cosa sull'esodo che è molto, molto, molto bella, commentando l'esodo, che io ci ho avuto un'intuizione, che secondo me qui ci deve essere questo esodo, questa Pasqua, la Pesach, deve averci a che fare con Giacobbe. E ho scoperto che PSH vuol dire zoppicare in ebraico, Pesach. Cosa vuol dire? Il guado del fiume notturno, il mar Rosso che si apre, il combattimento lungo la notte, quindi il grande zoppicatore. Comunque, diciamo, Giacobbe zoppicò per sempre o no? E lui mi dice, ci sono due scuole di pensiero. Una scuola dice che Giacobbe si mise a zoppicare, perché nel capitolo successivo c'è scritto e Giacobbe arrivò sano e salvo a Sichem. E Sichem sembra che sia una parola che in un certo dialetto, lingua della mezzaluna fertile, significa anche guarigione. Però dice lui, io appartengo a un'altra tradizione di pensiero, un'altra scuola, diciamo, midrashica, che dice che Giacobbe zoppicò sempre, tutta la vita. Dico, ah, bello, mi interessa, perché? Perché c'è, anche lì c'è un testo biblico che ce lo sostiene, perché allora hanno sempre bisogno di qualche elemento, e poi mettono cose splendide loro giù. C'è questo episodio culinario che si colloca al centro del racconto, che queste mele combattono, questo episodio epico, notte, cioè spunta questo elemento nel mezzo del versetto, e da quel giorno gli ebrei non mangiano più la carne del nervosciato degli animali. Ma che c'entra questo aspetto culinario in un combattimento così alto, pagina splendida? C'entra, perché il mangiare è attività quotidiana. E tu devi ricordarti che da quel combattimento in poi non è più possibile nei rapporti umani separare la ferita dalla benedizione. E quindi perché? Perché se tu smetti di zoppicare, smetti di vivere, perché lo zoppicare, la vulnerabilità è la condizione umana. Quindi siamo tutti, quindi l'essere umano è per natura, diciamo, vulnerabile, no? Questo vulnus, ferita. E mi sembra una cosa bella, cioè mi dico bello questa interpretazione, mi piace, anche a parte da questa scuola, sono rabbino, che è ad onore, ad onore. E quindi, e quando si lavora con persone che hanno delle forme di vulnerabilità molto evidenti, qual è il rischio? Di scaricare su di loro la vulnerabilità e di dimenticarci che siamo noi i primi vulnerabili, perché la vulnerabilità è parte della condizione umana. Ora, non so se ho risposto alla vostra domanda in rapporto col denaro, insomma, vi ho detto delle cose che mi stavano a cuore e spero che 20 minuti ci diano modo di fare un po' di dibattito. Grazie.